c'è un impegno fortissimo dell'amministrazione perché questo non accada. Io l'ho detto anche pubblicamente, lo ribadisco a voi. Io credo che ci sono, pur in un momento così difficile, le condizioni perché si possa scongiurare questo. Stasera c'è una riunione importante anche con i rappresentanti sindacali, io l'ho detto in modo assolutamente chiaro. Noi lottiamo tra mille difficoltà e senza risorse per salvare l'azienda pubblica e le prospettive di raggiungimento dell'obiettivo ci sono tutte. Però dobbiamo anche evitare che finché si raggiunga quel risultato si faccia pagare ai cittadini una sofferenza eccessiva e ritengo che con la buona collaborazione di tutti, azienda, lavoratori e comune, si possa assolutamente scongiurare. Io l'ho detto in modo chiaro che trovo inaccettabile questa riduzione, seppur limitata, degli orari settimanali la sera delle funicolari e quindi in queste ore faremo di tutto perché questo non accada, altrimenti poi vedremo quello che succede, ma siamo fiduciosi. Ma sul tema dei trasporti è possibile magari avviare un colloquio più serrato con la regione? Ma guardi, più serrato di quelli che stiamo avendo in questi giorni, io dovrei vedere il presidente De Luca la settimana prossima, dovrei vedere il presidente Gentiloni la settimana prossima, li devo vedere sulle manovre economiche finanziarie, sulle enti locali, sulla situazione insostenibile, perché noi senza soldi non è che facciamo i miracoli. San Gennaro ha sciolto il sangue il 19 settembre e sicuramente ci rasserena gli animi, ma non è che abbiamo le tasche del comune che all'improvviso si sono riempite, quindi i soldi quelli sono, non ci consentono di assumere, non ci consentono di far nulla, quindi io andrò in modo molto determinato la settimana prossima a Roma, così come sono convinto che la Regione Campania e il Governo Nazionale non si possano girare dall'altra parte sui trasporti, perché sarebbe un venir meno ai loro doveri istituzionali. Siccome si è creato un clima di cooperazione istituzionale concreto, io mi auguro che quello che si è fatto su Bagnoli, sulle vele, su tutte le altre cose di cui abbiamo parlato in questi mesi si possa realizzare anche sui trasporti. Se mi chiedete una previsione, io sono fiducioso sull'obiettivo strategico e su quei risultati immediati che abbiamo detto. Per raggiungere l'obiettivo però ci vuole buonsenso, testa sul collo, determinazione, volontà da parte di tutti i soggetti, istituzioni, azienda, lavoratori e sindacati, perché mentre noi parliamo e lavoriamo per raggiungere questo obiettivo, c'è chi scommette e lavora perché l'azienda fallisca, si mandano in mezzo alla strada i lavoratori, possa arrivare qualche privato famelico e a quel punto, voglio dire, altro che funicolare dalle 24 alle 22, a quel punto salta il trasporto pubblico nella nostra città. Quindi il sindaco ci ha messo la faccia, l'impegno, la volontà, la passione e la determinazione. Stanotte faremo un'altra volta notte su ANM, questo è il quadro. E siamo fortemente determinati a raggiungere l'obiettivo e io, se devo fare una previsione, pur non avendo la palla di vetro, sono convinto che l'obiettivo lo raggiungeremo.